Dovrebbero sbarcare al porto di Salerno alle prime luci dell'alba, meteo marino permettendo, circa 1.000 migranti provenienti dal Nord Africa salvati nel canale di Sicilia nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Si tratta del quinto sbarco al porto salernitano nel giro di 3 mesi. La prima nave militare ad attraccare al porto commerciale della città capoluogo era stata la Etna della Marina Militare. Lo sbarco avvenne lo scorso 1 luglio. L'ultimo arrivo di migranti, invece, circa 700, c'è stato lo scorso 18 agosto. I migranti saranno condotti a Salerno a bordo della nave della Marina Militare Fasan, impegnata in queste ore nel Mar Mediterraneo. In prefettura tutto è stato preparato nelle ultime ore per mettere a punto le operazioni di accoglienza e smistamento dei migranti. Si è riunita l'unità di crisi presieduta dal prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone. Ma non mancano le polemiche alla vigilia dello sbarco. Il sindaco di Salerno, De Luca, parla sì di solidarietà e accoglienza, ma dice c'è un limite oltre il quale non saremo più in grado di aiutare nessuno. I centri di accoglienza sono ormai saturi e non ci sono soldi per pagare il personale impegnato. Il sindaco ammette di aver segnalato al Ministero dell'Interno l'impossibilità di dare ulteriori contributi. Non è più tollerabile che il governo scarichi un problema di queste dimensioni su comuni ed enti locali. La mia idea, ha detto De Luca, è che avremmo dovuto lavorare per creare strutture di accoglienza direttamente nel Nord Africa e gestite e protette dalle Nazioni Unite. A rincarare la dose ci ha pensato il segretario nazionale del Movimento Idea Sociale, Raffaele Bruno, protagonista di una forte protesta. Bruno, infatti, si è recato alla prefettura di Napoli, ma anche a quella di Salerno, chiedendo che si blocchino subito gli sbarchi di immigrati extracomunitari in una regione come la Campania, dove la disoccupazione è giovanile all'80%, le famiglie sono in ginocchio e la povertà dilaga. In pochi mesi sono sbarcati circa 6.000 immigrati in 7 sbarchi avvenuti con navi della Marina Militare tra Napoli e Salerno. Bruno ha chiesto il blocco delle frontiere italiane per i prossimi anni, fino a quando all'ultimo italiano non sarà garantito un lavoro e una casa. Intanto, ieri è sbarcata a Napoli la fregata Scirocco della Marina Militare con a bordo 323 immigrati, di cui quasi 200 trasferiti subito in centri di accoglienza della provincia di Salerno. Oggi abbiamo qui portato nel porto di Napoli 323 migranti provenienti da vari paesi, la maggior parte tutti paesi africani, centro Africa, Gambia, Nigeria, tutta la zona subsahariana. Si vengono recuperati dalla Marina Militare all'atto dell'imbarco, quindi all'atto del soccorso dal loro mezzo, dal loro barcone, gommone che sia, vengono sottoposti a un rapido screening sanitario dal team sanitario di bordo. È una macchina organizzativa complessa, ma che sta trovando sempre di più un equilibrio che ci consentirà anche di affrontare altri eventi di questo tipo. Noi abbiamo un sistema di accoglienza che non nasce oggi, va avanti almeno dall'inizio dell'anno. E questo sistema di accoglienza è abbastanza rodato perché ci sono più strutture di accoglienza che sono affidate ad associazioni e che accolgono gli immigrati sul territorio della provincia di Napoli, sull'intero territorio regionale. Quelli che non trovano posto sul territorio regionale, vengono poi affidati ad altre strutture in altre regioni. Perché noi ultimamente siamo andati anche a verificare dove stanno. L'unica cosa è che devono essere seguiti, perché anche mettendo 100 ragazzi, 50 ragazzi, una bellissima struttura, adeguata, senza mediazione, senza diciamo farle impiegare il tempo, alla fine diventa un problema di vivibilità.